La casa automobilistica francese Peugeot ha presentato nel primo giorno della stampa del Salone di Ginevra il modello 408. Secondo quello che è stato detto, non sarà in vendita nel mercato europeo, sarà per i paesi d'oltre manica, per la Cina, per il Sud America. Intanto noi abbiamo le immagini e vediamo questo nuovo prodotto della Casa del Leone. Presentata in anteprima mondiale a Pechino dal direttore generale del marchio Jean-Marc Gallet, la nuova Peugeot 408 rappresenta una nuova fase dell'offensiva del marchio sul primo mercato del mondo. Presente da soli 5 anni sul mercato cinese, Peugeot ha venduto complessivamente lo scorso anno 410.000 veicoli, con un aumento del 44% rispetto al 2008. Dopo il successo nel segmento M1 grazie a 307 berlina e 307 tre volumi, che sono state prodotte in 3.522.800 unità in tutto il mondo, e forte di questa legittimità, Peugeot parte alla conquista del mercato cinese con la nuova 408 Dongfeng Peugeot. Questa tre volumi, dalle caratteristiche adatte alle richieste della clientela cinese, rafforza anche l'offerta di prodotti Dongfeng Peugeot nel segmento M1, che costituisce oltre il 45% del mercato locale. La nuova DF Peugeot 408 permetterà al marchio del Leone di aumentare i suoi volumi del 30% nel 2010, il doppio della crescita prevista del mercato cinese. Questa berlina tre volumi, dall'architettura semi-alta, progettata e sviluppata in collaborazione con l'equipe del centro stile Peugeot in Europa e in Cina, ha tre obiettivi: quello di incarnare la modernità del marchio, quello di garantire la massima sicurezza e quello di fornire abitabilità incomparabile. Questa vettura, realizzata sulla piattaforma 2 del gruppo PSA, è destinata esclusivamente al mercato cinese e successivamente ad alcuni mercati extra Europa occidentale. La denominazione 408 si colloca naturalmente all'interno della gamma Peugeot attuale. La cifra 4 è correlata alle dimensioni della vettura, 4,68 metri, e al posizionamento nel segmento delle berline familiari di fascia medio-alta. Lo 0 centrale identifica l'appartenenza al marchio Peugeot, mentre l'8 indica l'appartenenza all'ultima generazione di veicoli.